dell'unità nella diversità. Lo Spirito Santo soffia dove vuole, quando vuole e come vuole. È grazia grande ci è concessa questa sera, stare insieme e rendere credibile ed efficace dinanzi al mondo la preghiera di Gesù. Padre, che siano tutti una cosa sola. La tentazione di credersi indispensabili qualunque sia l'incarico. Il demonio li porta a volere essere quelli che comandano. L'unico insostituibile nella Chiesa è lo Spirito Santo e Gesù è l'unico Signore. Dobbiamo fare del tutto per andare insieme. Ma Padre, per questo dobbiamo firmare un documento, ma lasciate andare avanti con lo dello Spirito Santo. Quelli che odiano Gesù Cristo uccidono un cristiano, prima di ucciderlo non gli domandano: tu, ma tu sei luterano, tu sei ortodosso, tu sei evangelico, tu sei battista, tu sei metodista, tu sei cristiano, e tagliano la testa. Questi non confondono, sanno che c'è una radice lì che ci dà vita a tutti, che si chiama Gesù Cristo, e che c'è lo Spirito Santo che ci porta verso l'unità. Se il nemico ci unisce nella morte, ma chi siamo noi per dividerci nella vita? Il rinnovamento carismatico è una grazia pentecostale per tutta la Chiesa. D'accordo? Se qualcuno non è d'accordo, che alzi la mano. D'accordo.